si è aperta nel segno del romanticismo la stagione concertistica al Teatro Manzoni di Pistoia. Il programma vede due capolavori del romanticismo, il concerto di Schumann e la settima di Dvorak. Sul podio Daniele Giorgi alla direzione dell'Orchestra Leonore, da lui fondata nel 2014, tra le più richieste del momento. Al loro fianco un solista d'eccezione per il concerto di Schumann, Alexander Lonquich, tra gli interpreti più raffinati a livello internazionale, insignito dalla critica con importanti riconoscimenti. Nel caso del mio contributo è il concerto di Schumann, pezzo romantico ultra famoso, anche se contiene dei segreti che a volte per via della fama di una tale opera si dimenticano. Uno di questi, per esempio, è che il tema principale è una metafora per il nome della sua moglie, Clara, per CHA, che sarebbe do, si, la. In tedesco appunto significa proprio chiara e clara, e in questo inizio ha sempre una specie di lamento rivolto verso di lei. Non è la prima volta che sale sul palco di Pistoia, del Manzoni, insomma, che effetto le fa? Per me è un pochino, non dico tornare a casa, ma tornare in un luogo ben conosciuto, che ogni volta sono molto contento di venire qua. La stagione concertistica al Manzoni, giunta alla 19ª edizione, curata da Daniele Giorgi, è realizzata da Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caripit. A dicembre, sempre con la direzione artistica di Daniele Giorgi, prenderà il via anche la programmazione della stagione pistoiese di musica da camera alla 62ª edizione, con 7 concerti tra il Saloncino della Musica di Palazzo De Rossi e il Piccolo Teatro Bolognini. Una stagione che abbiamo pensato varia, con diverse novità, prima fra tutte voglio citare quella del nostro debutto nel campo dell'opera con il Così fan tutte, e che vedrà anche importanti appuntamenti all'estero per l'Orchestra Leonore, questo progetto che cresce in seno a Associazione Teatrale Pistoiese.